Bentornati sul canale, oggi vi parliamo della M712 Brumendol della KVC. Replica a CO2 full metal con colpo singolo e raffica. La CO2 è alloggiata all'interno del caricatore. Basterà togliere il fondellino svitandolo e accediamo così al vano l'inserimento della bombolina. Basterà infilarla e reinserire il fondello. Giriamo fino a che non andiamo a contatto con la bombolina con il fondello e poi uno scatto veloce. La bombolina è inserita. Il caricatore è un bifilare da 22 pallini. Per inserire i pallini all'interno del caricatore basterà tirare verso il basso questa levetta e a mano o tramite il BB loader inserire da questa fessura i pallini. Mi raccomando, attenzione alla disposizione dei pallini, essendo un bifilare dovranno essere posizionati in questo modo, poi lasciare la levetta. Ogni qualvolta inseriamo un caricatore all'interno della pistola, per sparare il primo colpo dobbiamo tirare la leva di armamento. Fatto così possiamo anche inserire la sicura. Pistola che a pieno carico raggiunge quasi 1,5 kg, ha lock-up ma non regolabile. Finiture di ottima qualità, verniciatura ben distribuita senza sbavature. L'impugnatura ha le guancette di plastica finto legno e la particolarità è che ha una scanalatura in cui è possibile agganciare un calcio che può funzionare anche da fondina, chiaramente non in dotazione. Nella parte destra della pistola troviamo delle scritte con il calibro, la matricola della pistola e il luogo di produzione. Inoltre la pistola si può dividere in due parti per una leggera manutenzione. Procedura molto veloce, basterà rimuovere il caricatore e nella parte posteriore sotto al cane è presente questa levetta. Se la tiriamo verso l'alto sarà possibile dividere la parte superiore dalla parte inferiore. Per rimontarla basterà inserire la parte superiore nelle guide della parte inferiore. E adesso ragazzi, prove di tiro. La valutazione totale che noi diamo a questa pistola è fra il 7,5 e l'8. Pistola molto precisa nel colpo singolo, anche se ha lock-up fisso e non regolabile. A raffica, se sprovvisti del calcio, non in dotazione, consigliamo di impugnarla bene con entrambe le mani, dato il peso della replica e il forte rinculo. Data la sua fedeltà nei dettagli, è molto apprezzata dagli appassionati del genere. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Per qualsiasi chiarimento, scrivete qui sotto nei commenti. Alla prossima! Ciao!